Dario Francesco Bastone, che è sempre sensibile e come dire, disponibile ai nostri inviti per l'ennesima volta, e qui credo per la terza, se non vado errato, e quindi con estremo piacere noi l'accogliamo, ma è stato sempre disponibile in qualsiasi momento io ho avuto bisogno di contattarlo per problemi professionali. Devo ringraziare l'ACER, questa neo associazione, giusto ingegnere Luria, neo associazione alla quale io tenevo molto che facesse questo intervento qui oggi, perché è nata credo un annetto fa, più o meno un annetto fa, è nata in Avellino, è una figlia di altre associazioni che si sono già costituite in altre regioni, con lo spirito proprio di diffondere questa cultura della certificazione energetica, che deve ormai è il pane quotidiano per tutti quanti noi. Io vengo da Verona, dove siamo stati per 3 giorni in un'assemblea dei presidenti con un convegno che è stato l'Euclide 2020, dove illustri relatori, illustri professori ci hanno detto che il futuro dei giovani probabilmente è legato anche a questa attività, e soprattutto a questa attività, oltre che alla formazione. Ma sulla formazione, caro Rodario, noi già c'eravamo attivati, per cui formazione per noi è già obbligatoria da qualche annetto, per cui forse gli esperti che hanno avuto questa intuizione probabilmente noi l'avevamo già, come giovani l'avevamo già capito. Per cui eccoci a questo appuntamento, a cui tenevo molto, perché più che altro perché poi l'avete chiesto voi, la partecipazione lo dimostra. Ma quindi quando io credo di essere abbastanza sensibile, insomma, ricevo telefonate su queste problematiche, e allora mi sono detto perché non fare una giornata, una mezza giornata di approfondimento su questa tematica importante, anche perché poi, come il titolo lo cita, è obbligatorio anche per i rogiti, che dal mese di marzo che sia divenuto, se non vado errato, per cui voglio dire questa è una tematica importante. Molti di voi mi avevano sollecitato, io ho cercato di organizzare questa giornata. Noi come collegio avevamo già fatto, e l'ingegnere Guglielmo, che è dell'ACER, oltre ad essere docente anche in ENA, giusto? Sì. Avevamo già fatto un corso sulla certificazione energetica, fatta insieme all'Ordine degli Ingegneri, proprio in quella sede dell'Ordine degli Ingegneri, durata di 120 ore, se non vado errato, sì. 120 ore, che era proprio dedicato a un'iscrizione in un ipotetico albo regionale, qualora la Regione Campania, ahimè, facesse una legge per individuare chi sono i certificati. Chiaro. Per il momento non c'è, per il momento non c'è, per cui insomma si fa un po' così a tentoni, e noi per non andare a tentoni abbiamo cercato di organizzare questa cosa. Facemmo quel corso, l'abbiamo fatto in mesi, credo che sia finito in febbraio o marzo. Febbraio. E hanno partecipato alla ventina di voi. Ciò non toglie che dopo questo evento che facciamo oggi, il tutto, caro Francesco, deve sfociare, secondo me, obbligatoriamente in un corso che, se la Regione farà la legge, penso che sarà un corso che ci può permettere anche già l'iscrizione, tipo quello che già abbiamo realizzato insieme al Ordine degli Ingegneri. Se invece la Regione dovesse legiferare in maniera un po' diversa, significa che faremo delle integrazioni gratuite a quel corso e andremo a permettere di iscriverci a questo elenco regionale, se viene fatto. E qui credo che l'attenzione che la categoria sta ottenendo verso questa problematica ci deve far andare verso questa direzione, formare, perché ormai questa è l'indicazione che ci viene anche dal nostro Consiglio nazionale, ma da anche altre organizzazioni, per cui credo che faremo e ci impegneremo affinché a settembre, in autunno, diciamo, organizziamo un vero e proprio corso con la collaborazione di ACER, che ringrazio ancora per aver voluto fare questo, non c'è ancora il Presidente, lo stiamo attendendo, ma Camillo si fa attendere spesso, da buon Presidente, devo dire, si fa attendere spesso,
saluto gli altri soci che sono in sala, vedo l'ingegnere Cillo e Luciano Stoppudo, non so se c'è qualche altro, me ne scuso per non averlo nominato, se c'è. E per cui ringrazio l'associazione, perché questa è la prima associazione che nasce di veri professionisti in questo territorio, e deve essere proprio il centro per la formazione, il centro di riferimento anche per tutti i tecnici che si avviano a questa nuova attività, che è quella della certificazione. Per cui, non volendo rubare altro tempo, vi dico che, come ben sapete, noi abbiamo questa piattaforma di formazione learning anche, caro Presidente, l'abbiamo realizzata con le nostre forze, e su questa piattaforma già sono attivi dei corsi che penso che molti di voi hanno già frequentato, perché ho visto che ho dovuto firmare ulteriori attestati e richiesti che non erano ancora stati consegnati, ed è attivo, credo da oggi, giusto Enzo, mi sbaglio? Da oggi è attivo un nuovo corso che è il Catasto Italiano, per cui che vale sia per chi si vuole avviare la professione, ma anche per chi crede di essere già bravo, perché probabilmente se ci andiamo a leggere qualche nota, a volte lo sbagliamo, sicuramente tutti. Per cui questa è un'altra ulteriore informativa che volevo darvi. Credo di dover finire qui per non essere poi noioso su tutto, e di passare la parola, credo, prima al notaio, cambiando un po' la scaletta, ma perché? Per un motivo, perché il notaio dopo deve altri impegni, ovviamente ci deve lasciare. Va bene, allora se facciamo iniziare prima Francesco. Mi fa piacere, questo ci conforta noi qui e ci fa pensare che è sempre l'attenzione dei notari verso i giovani, è sempre. Meglio così. Io avevo pensato questo perché ce l'avevo lasciato con l'intesa che dovevate, e questo mi fa piacere molto. Allora passo la parola all'ingegnere Francesco Biglietto, che è il nostro conterraneo, che ci illustra, oltre ad essere socio e fondatore di Acer, ci illustrerà un po' così direttivo, per cui passo la parola a lui, che è dotato di tecnologie diverse da questa mia, che è grazie a tutti. Allora, buongiorno a tutti innanzitutto, e anche io devo fare i ringraziamenti al vostro Presidente, perché è estremamente attento alle problematiche che attengono alla certificazione, che badate bene, oggi ne parleremo in tutte le forme, certificazione è la punta di un iceberg, come dico io. Dietro e sotto c'è l'efficienza energetica. E dicevo, devo ringraziarlo perché è sempre attento a queste problematiche, ed è tra i soci, anche lui stesso, proprio per la sua attenzione, tra i soci fondatori di Acer. Ringrazio il Presidente dei Notai, perché vedete, spesso quando si parla, e giustamente il notaio diceva, è meglio sapere prima il parere, o era equivalente sapere prima il parere legislativo, l'importante è che ci siano entrambi. Quindi l'importanza è, ed è per questo che lo ringrazio vivamente a nome di Acer e del Presidente, anche Camillo, che ci sta raggiungendo. E ringrazio soprattutto tutti voi, onestamente non mi aspettavo tante persone, probabilmente nemmeno il vostro Presidente se ne aspettava tanto, ed è bello avere tanto interesse, diciamo, nei confronti di queste materie. Ringrazio e saluto gli altri componenti di Stoppudo, di ingegner Stoppudo Luciano, di Acer. Ho visto Dino Cirillo prima, non lo vedo più adesso, sta là, e qualche Sandro Matarazzo, che sta qui anche in mezzo a noi, l'ingegner Matarazzo. E allora possiamo cominciare a partire. Certificazione energetica. Io
prima della certificazione una breve mia presentazione. Sono titolare di questo studio e facciamo tutte queste cose, ma soprattutto la cosa più importante, facciamo questa. Ed è bene che con i termini cominciamo a chiarirci subito. Non ho scritto risparmio energetico, perché c'è differenza tra efficienza energetica e risparmio energetico. L'efficienza energetica è il risparmio energetico a pari condizioni rese. In questa stanza fa caldo, se ci fosse un impianto idoneo per un'ottantina di persone, noi staremmo bene. Fare efficienza energetica in questa sala significa avere le stesse condizioni di comfort e consumare di meno. Quindi significa fare risparmio energetico a pari condizioni. E vedete, in questo momento in cui se ne parla sempre, spesso, di tutta questa storia, efficienza energetica, risparmio, eccetera, è bene chiarire determinati termini, perché una volta chiariti si comincia a fare, diciamo, la differenza tra chi è un finto esperto di questa roba e tra chi ha invece studiato o frequentato dei corsi o altra roba. Quindi, in generale, parliamo di efficienza energetica. In inglese è energy efficiency. E poi vi faccio vedere come l'hanno tradotto in italiano. E quindi è importante, diciamo, parlare con i giusti termini. Come vi anticipavo, peraltro, il vero, diciamo, la certificazione è una punta di un iceberg. L'iceberg, quello che sta sotto, è l'efficienza energetica. Andiamo avanti. Sono anche docente Enea nei corsi di efficienza energetica, in cui appunto trattiamo la certificazione, ma a margine. Parliamo di come fare efficienza negli edifici, nell'industria, qualunque, per i comuni, per le pubbliche amministrazioni, dove. E in più sono tra i soci fondatori di Acer Campania, che è appunto l'associazione di certificatori energetici e degli energy managers regionali. Come mio solito, non farò la presentazione di Acer all'inizio, ma la faccio alla fine della presentazione, perché ritengo che sia meglio, nel senso che la necessità di un'associazione può essere vista in vario modo, ma vista a valle di tutte le norme, le normative che ci sono in materia, semplicemente, oggi parleremo semplicemente di efficienza energetica con qualche riferimento a qualche altra cosa, risulterà più conveniente e più utile. E quindi cominciamo. Forse pochi lo sanno, ma di certificazione energetica per la prima volta in Italia se ne è parlata con la legge 10 del 91. È la famosa legge per cui noi redigiamo la legge 10, la famosissima legge 10. È la legge che ha dato il là alle questioni inerenti all'energy management. E nel lontano 91 si diceva che nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario, dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Praticamente è quello che fra un po' ci dirà il notaio, pastore. È questo. Però eravamo nel 91 e c'era scritto pure che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore l'Enea, sentito il Ministero dell'Industria, bla bla bla, avrebbero emanato delle linee guida
per la certificazione energetica. Perché vi riporto questo articolo che chiaramente perde di validità oggi? Per dire che l'Italia, anche senza l'Europa, nel 91 non c'erano obblighi da parte della Comunità Europea, pensava alla certificazione energetica. Già all'epoca si pensava alla certificazione energetica. I 90 giorni sono diventati svariati anni, per fortuna non 90 anni, ma siamo arrivati poi al 2002. E tutto quello di cui oggi parleremo, diciamo, e tutto là che è stato dato in materia di efficienza energetica deriva da questa direttiva europea, la direttiva 2002/91/CE sulle prestazioni energetiche in edilizia. Sostanzialmente i quattro cardini dal punto di vista legale sono questi. Dice che bisogna certificare gli edifici, dice che bisogna fare delle ispezioni periodiche di caldaie e impianti e anche degli impianti di condizionamento, e dice quello che diceva poco fa il vostro presidente, che ci vogliono degli esperti, ma non soltanto esperti, ma esperti indipendenti in maniera tale che il processo di certificazione, perché non è certificare, non è mettere dei numeri in un software o scrivere dei numeri su una relazione e consegnarli e poi il notaio, ah sì, c'è il certificato, si fa l'atto. Vedremo che il senso e il significato del certificato energetico è un altro, non soltanto come significato intrinseco, ma anche come significato che la stessa direttiva dava al certificato stesso. Niente, ci hanno dato di tempo dal 2002 fino al 2009 per recepirla e noi siamo andati in mora, come vedremo, perché è stato annullato l'obbligo di allegare il certificato energetico all'atto notarile. Vi faccio anche vedere come. E poiché l'Europa dice guardate, non è che facciamo il certificato e non mettiamo nessun tipo di controllo, inventatevi un sistema a che la certificazione ci sia veramente. Quello che l'Italia si era inventata era appunto il controllo da parte del notaio, ovvero che addirittura la compensazione poi prevedeva la nullità del contratto, quindi una cosa pesantissima, diciamo, dal punto di vista pratico, se non c'era non so se ci sono altri esempi di se manca un documento il contratto è nullo, non ho idea, però certificare l'esercizio di barista, ecco, per esempio. Quindi, voglio dire, messa a paragone del certificato di destinazione urbanistica, una cosa estremamente importante. Dicevo, ci hanno dato di tempo fino al 4 gennaio 2009, ma noi in mora. Cosa è successo a valle di questa direttiva? Un mare di decreti legislativi. Il primo, il 192 del 2005. Che ha in parte modificato e cambiato alcuni aspetti dell'ex legge 10 del 91. Un altro decreto ha corretto sempre del 192, un regolamento di attuazione, il decreto 2 aprile 2009 del 59, e le agognate linee guida del 2009, linee guida sulla certificazione energetica, che alla fine, come vedremo, e anche nella seconda parte ne parleremo, faremo proprio degli esempi, le dettaglieremo, ci dicono come certificare, sostanzialmente. Quindi sono un decreto, ma è un decreto molto, molto tecnico. E in più l'ultimo, quello che citava prima il vostro Presidente, da marzo 2011, che non è
solo ed esclusivamente conseguenza della direttiva del 2002, ma è anche conseguenza della direttiva, è anche il recepimento della direttiva 28/2009/CE. E tra i tanti articoli ce n'è uno che riporta appunto, come vedremo, che all'atto della compravendita le parti devono essere informate su quanto attiene alla certificazione energetica e deve essere peraltro anche consegnata alla documentazione. Ma andiamo con ordine. La direttiva imponeva questi obblighi e, visto il tempo a disposizione, non mi dilungo sul perché, ma come diceva Tonino, se avremo modo di fare un corso ne parleremo diffusamente, sul perché si è arrivati a questa direttiva. Andiamo avanti. Quindi la direttiva impone questi obblighi e la prima risposta italiana è appunto il decreto 192 del 2005 e il 311 del 2006, che prevedevano niente di particolare tra le tante cose, ma in maniera di certificazione prevedevano che dall'1/7/2007 bisognava adempiere all'obbligo della certificazione energetica, badate bene, in caso, tutto si è giocato su quella parola, in caso di trasferimento a titolo oneroso. Un anno dopo, stesso discorso, ma per edifici con superficie utile minore di 1000 metri quadrati, dall'1/7/2009 per ogni singola unità immobiliare. Sembrava che la certificazione energetica fosse partita. Di fatto non è partita mai, perché, almeno fino a marzo di quest'anno, perché essendoci qui scritto che la parolina in caso, ma non nel momento, all'atto, nell'istante dell'atto notarile, e non, chi ha fatto il decreto non l'ha messa perché aveva messo questa sanzione. Dice, guarda, in caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6,3, cioè questo, il tuo contratto è nullo. Quindi non aveva necessità di dire mi serve proprio in questo momento. Di fatto però questo obbligo è stato abrogato con una legge, la 133 del 2008, e questo di fatto ha bloccato la certificazione, perché giustamente, dicendo che c'era la necessità di fare l'attestato di certificazione, ma non specificando quando, di fatto nessuno l'ha fatto. Questa almeno è la mia interpretazione, poi il notario potrà sicuramente dare maggiori dettagli a riguardo, ma di fatto è qui che si è inceppato il meccanismo. E facciamo un po' di cronistoria in maniera tale che da capirci su tutto quello che ci andremo a dire. Qui si è inceppato. In effetti poi, tra gli obblighi, come vi dicevo, non c'era solo quello nel decreto 192 del 2005 e del 311, quello di certificare, ma c'è anche l'obbligo di inserire tutti i calcoli e le verifiche previste come ex relazione legge 10. Cambiava la modalità, cambiava il forum, ma il contenuto era sostanzialmente lo stesso. Non soltanto, e qui c'era addirittura un paradosso, perché un tizio che acquistava casa, la ristrutturava, andava in via, nessuno gli chiedeva il certificato, arrivava al comune, dice voglio il certificato di agibilità dopo la ristrutturazione che ho fatto. Dopo l'anno 2008, quindi con la legge finanziaria del 2008, si rischiava che non si aveva il certificato di agibilità in quanto esso era subordinato alla certificazione energetica. Quindi vedete come le cose si complicavano, e poi soprattutto un articoletto che sta nella legge finanziaria, cioè ma uno fa una scovare, quindi qualcosa di pazzesco. E veniamo finalmente, arrivano poi dopo un po' di tempo le linee guida.
E guardate che tutto quello che c'è stato nel... Io vi sto facendo un excursus veloce iniziale, ma poi torneremo su alcuni punti, perché in mezzo c'è stato pure l'attestato di qualificazione. C'è stato pure l'attestato di qualificazione che sembra ci siamo tolti, ma lo teniamo ancora tra le scatole, come dico io, e che crea o può creare dei problemi. E ne parleremo diffusamente dopo. Ma vediamo un attimo, per semplificare queste, tutto l'excursus dei decreti che vi ho fatto vedere prima. Che dice questo? Alla fine ci dice come dobbiamo certificare. Ci dice cioè che... E ci dice pure, se vogliamo leggerlo bene, a che serve. Perché serve per la valutazione della convenienza economica di una eventuale riqualificazione energetica. Certificare uno degli aspetti serve a questo. Serve per acquistare o locare immobili che tengano conto delle prestazioni energetiche degli edifici. E da, per la prima volta, perché questo era il problema fino adesso, noi sapevamo come calcolare la prestazione energetica, ma non avevamo un elenco per dire questo sta in classe A secondo questo criterio, B, C, D, eccetera. E loro le linee guida ce lo danno. Quindi quello che fanno, fanno questo: classificano gli edifici, definiscono in maniera inoppugnabile i contenuti dell'ACE, addirittura le danno negli allegati un modello, uno schema, e pongono fine al regime di entità dell'AQE in favore dell'ACE. In effetti, come vi ho anticipato, l'AQE non è che sia morto. È morto nel senso che, poiché mancavano le linee guida, era stato creato questo meccanismo, di cui adesso fra un po' vediamo anche la definizione, che era l'attestato di qualificazione, il quale a tutti gli effetti e sino all'entrata in vigore delle linee guida sostituiva la CE. Quindi nel caso in cui era necessario avere a disposizione per tutti gli edifici nuovi a partire dall'8 ottobre 2005, data di entrata in vigore del 192, era necessario allegare qualcosa. Non c'erano le linee guida, si sono inventati l'AQE. Quale AQE? Precisiamo. Questo che vedete qui. Questo era il form dell'AQE che si poteva allegare a un atto notarile e che poteva essere il sostituto di un diciamo attestato di certificazione energetica. Viceversa, qui continua il form, quindi quando io, e vi ripropongo la slide di prima, l'AQE è finito, chi è finito è questo modello, è form, nel senso che fisicamente noi oggi non abbiamo la possibilità di redigere più questo documento. Di fatto ci sono due situazioni: A, ci sono tanti edifici che sono stati certificati con questo documento, primo problema. Secondo problema, le stesse linee guida danno ancora la possibilità di redigere l'AQE, ma con un modello completamente diverso e con un significato soprattutto completamente diverso. Vediamo. Allora, perché resta l'AQE? Perché veniva definito dal 311. Ci dava completamente la definizione di attestato di qualificazione e definiva anche chi lo poteva redigere. Ed era un documento predisposto e asseverato da un professionista abilitato, ma vedete, non necessariamente estraneo alla proprietà. Poteva cioè essere nella linea della costruzione di un edificio il progettista, il direttore dei lavori, il parente, il figlio del proprietario, l'amico del notaio, chiunque. Non c'era necessità di avere estraneità. Come vedremo nell'attestato di certificazione, questo non è possibile più, perché chi certifica non deve avere alcun rapporto con la linea iniziale di progettazione, direzione dei lavori, eccetera, eccetera. Questa è la differenza sostanziale.
Quindi resta il documento, cambia il form e lo può redigere chiunque. Adesso vediamo poi a che cosa serve, per chiarirci. E questa era, chiedo scusa, questa era la norma, l'articolo 11 del decreto 311 come norma transitoria, che sottolineava proprio questo aspetto, cioè che fino alla data di entrata in vigore degli edifici, delle linee guida per la certificazione, l'attestato di certificazione veniva sostituito dall'attestato di qualificazione. Le linee guida sono state emanate a luglio 2009 e sono trascorsi i 12 mesi, l'attestato di qualificazione è morto, in questo senso. In più, sì, sempre il decreto, cosa prevedeva? Prevedeva che la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto di legge 10 e alle sue varianti fosse realizzato e ci fosse la relazione di fine lavoro, che tutti conosciamo, no? Ma che accanto a questo venisse inserito l'attestato di qualificazione. L'abbiamo ritrovato. Quindi, quello che prima era un unico documento, si produceva e si consegnava, e lo produceva il direttore dei lavori, quindi facente parte della filiera che aveva progettato o diretto nell'ambito della costruzione dell'edificio, quello che diceva, aveva redatto questo attestato, lo consegnava al comune come fine lavori e andava bene pure per la vendita dell'edificio. Ora la linea si ferma, va bene sino alla qualificazione energetica. Chi certifica l'edificio, la sua classe, è un'altra persona rispetto a chi produce questo documento. Qual è il foro? Questo sta sulle linee guida. E vedete, c'è scritto proprio a chiare lettere, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del decreto 19 agosto 2005, che significa dare la conferma che quello che è stato realizzato è conforme al progetto. E fa una cosa diversa rispetto all'attestato di certificazione. Dà lo stesso un cruscotto energetico che voi avete visto, ma non assegna una classe. Questa è la differenza sostanziale. Non assegna una classe, la propone. Cioè il direttore dei lavori a fine percorso dice: io ho realizzato secondo la relazione legge 10 del progettista, ho rifatto i calcoli e viene fuori che la classe energetica che posso proporre al certificatore energetico, che è un'altra persona, è la C, nel caso che stiamo vedendo. Guardate bene, propone una classe. Quindi sono due documenti completamente diversi. E soprattutto oggi l'attestato di qualificazione perde di significato, perché mentre con esso prima si poteva eventualmente rogitare, oggi non ha più senso, non serve. Bisogna comunque avere l'attestato di certificazione, peraltro redatto da un tecnico fuori della filiera, un ente, come diciamo, terzo rispetto a progettista e direttore dei lavori. Ecco le classi energetiche, lo stesso cruscotto energetico. Camillo, vi saluto, presidente Ace, te ne parlerà estesamente, lo metto solo per farvelo vedere. E la classe, gli stiamo dando una classe. Guardate bene, quello che propone il direttore dei lavori può ben essere diverso da quello che si certifica. Il certificatore è come se fosse il collaudatore in corso d'opera, una persona che viene e comincia a controllare. Questo è quello che voleva l'Europa, e forse da adesso in poi ci si arriva anche in Italia. Quindi, diciamo, le differenze sostanziali tra i due documenti, per non confondersi, quali sono?
due sostanzialmente, chi lo può redigere e la classe. Nell'attestato di qualificazione è una classe proposta, in quello di certificazione è la classe dell'edificio e chi la sottoscrive se ne assume la responsabilità. Chi lo può redigere? L'attestato di qualificazione, chiunque, tipicamente è il direttore dei lavori, ma non è un obbligo, non c'è nessun obbligo. L'attestato di certificazione, tutti i tecnici abilitati lo possono redigere, ma non può essere il progettista, non può essere il figlio del proprietario, non può essere il direttore dei lavori, non può, per esempio ci hanno fornito del materiale isolante, non può essere un tecnico di quella ditta. Deve essere una persona terza che controlli realmente il processo. Quindi, per ricapitolare, ho fatto questo schema. Da dove si parte? Progetto. Ovviamente anche architettonico, noi ci concentriamo solo su quello, diciamo, termotecnico e di energia, diciamo. Relazione legge 10. Il direttore dei lavori dice, redigo tutto quello che, e confermo che ho realizzato secondo il progetto. Redige l'AQE. Dove sta in questo percorso il certificatore energetico? Sta qua. Perché si nomina un certificatore energetico prima, e questo lo dicono a chiare lettere le linee guida, prima dell'inizio dei lavori. Questo certificatore si mette d'accordo col direttore e magari concorda vari sopralluoghi da poter fare, perché chiaramente non dovendo seguire l'intero iter dei lavori, dice però quando fai la muratura e metti l'isolante io dovrei esserci, qualche, so, quando fai gli impianti e a pavimento, l'isolamento del pavimento, quello che decide il certificatore, io vorrei esserci, si mette d'accordo e esegue tutti questi sopralluoghi. Quindi alla fine redige l'attestato di certificazione energetica su un percorso completamente autonomo dal punto di vista sia temporale che logistico rispetto alla filiera normale di costruzione di un edificio. Ecco che cos'è il certificatore. Quindi non è, e di conseguenza il certificato, quindi non è un pezzo di carta, ma è un qualcuno che dice guarda, io certifico che questo edificio ha utilizzato questi materiali e poiché ha utilizzato questi materiali, questi impianti e così via, sta in classe C, che è la minima oggi in legge. Tutti gli edifici nuovi ci auspichiamo stiano in classe C. La terzietà non è detto. Questo mi preoccupa. E non è detto. Chi sono i soggetti abilitati? Beh, al di là dell'abilitazione che ogni diciamo ognuno di noi ha nell'ambito delle proprie competenze, quello che mi premeva farvi vedere era questo, che nel caso di certificazione di edifici di nuova l'assenza si deve dichiarare l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto e indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare. Più chiaro di così il decreto, questo è il 115 del 2008, non poteva essere. Ecco quindi che viene fuori chi può certificare. E andiamo un attimo avanti, semplicemente per dire che anche nel testo unico, magari a cui voi siete più abituati, quello in materia dell'edilizia, richiama la necessità della presenza e della consegna della relazione legge 10. E vi volevo far vedere anche le sanzioni che ci sono, perché chi non consegna la legge 10, cioè il proprietario che non consegna la legge 10, è soggetto a una sanzione amministrativa tra 516 e 2582 euro. Ancora, questi del decreto 192, chi consegna relazioni false sul chi lascia relazioni legge 10 compilata senza il rispetto delle modalità fino al 30% della parcella,
parcella che, vi ricordo, noi non abbiamo più i minimi tariffari, ovviamente, però per le sanzioni se ne ricordano. Quindi quando chiediamo una parcella bisogna stare attenti pure a questo, perché ci sono sanzioni molto spesso, soprattutto in questa, che sono il 70% della parcella, di più di quello che probabilmente andiamo a prendere. Ancora sulle sanzioni, della parcella, no, c'era quella del pari a, questo è sul 50% della parcella, ma sono tutte contenute nel... Quindi voglio dire, ci sono anche un bel po' di sanzioni a riguardo. Ma ora, fatta questo excursus normativo, in cui manca solo un unico aspetto, in effetti manca l'aspetto legato al, che darà poi lo spunto al notaio per partire, quello del decreto 3 marzo 2011. Ora, se ne parlava nel 91, abbiamo dovuto aspettare una direttiva europea del 2002, siamo nel 2011 e forse partiamo, ma la domanda è: ma che cos'è praticamente questo certificato? Cioè, perché vedete, giustamente il notaio fa il suo lavoro e applica la legge, come dire, il proprietario e se può sparagna perché quei tempi che corrono, non è una cosa male. Ma che cos'è e a che serve questo certificato? Perché è così importante? Perché ne parliamo tanto? Perché vedete, se è importante, o cioè se è l'ennesimo certificato, ci sta il bar dove vado a prendere il caffè e Antonietta una mattina mi fa: dice, ingegnere, ma è vero che nuovo venne a casa c'è un certificato energetico? Lei se lo può permettere perché il caffè suo è una cosa stupenda, se lo può permettere, però voglio dire, è quello che normalmente ci si chiede. E se almeno noi tecnici abbiamo le idee chiare su che cos'è e a che serve, è probabile che le riusciamo a trasferire poi all'esterno. Che cos'è? Tutto sommato l'abbiamo quasi detto. È una procedura, perché di questo si tratta, non è che si scrivono più i numeri, si fanno 3, 4, 5, 6 sopralluoghi su un edificio nuovo per controllare quello che si va a asseverare, che consente, attraverso una metodologia standardizzata, di certificare assegnando classi che andranno da A a G. Le vedremo poi in parte con Camillo e in parte nella mia seconda parte. E questo è. Ok, ma a che serve? Beh, serve agli utenti finali ad effettuare un confronto semplice e rapido tra le caratteristiche energetiche di diversi edifici. E cioè già il fatto, e questa è una cosa che io e Camillo sosteniamo da un po' di tempo, che bisognava allegarlo all'atto notarile, era una fesseria, ed è una fesseria. Perché l'importanza del certificato, perché all'atto notarile è tardi, che quello sta firmando, se la compra la casa. Il punto è sapere prima di arrivare da loro che prestazione energetica ha l'edificio. Che mi interessa che ci sia giusto in quel momento, è giusto per farlo. Perché grazie al certificato che cosa si può fare? Si possono pure confrontare i costi di gestione. E vedete a che serve? Vedete questo numero? Questo numero 235. Ritorno indietro velocemente e ve lo faccio vedere. Stava sul certificato che vi ho fatto vedere prima. Eccolo qua. Questo è il 235 che vedete in quella formula. E ora vediamo che ne facciamo di quel 235. Con semplicissimi passaggi e supponendo che l'edificio di cui stiamo parlando sia alimentato a metano, se questo 235 lo dividiamo per 10, che sono kilowattori a metro quadro all'anno, lo moltiplichiamo per 100, che è la superficie dell'edificio che stiamo considerando, e per un euro a metro cubo otteniamo 2350 euro.
che è il consumo per riscaldamento e acqua calda sanitaria di quell'edificio se è alimentato a metano e con il costo stimato di un euro. Quindi non è che io lo devo sapere quando vado da loro che andrò a spendere in questo edificio tanto, lo devo sapere prima, perché d'altra parte, guardate, noi ci preoccupiamo, che ne so, di guardate, di, che vi devo dire, ci preoccupiamo di consumi su tutto, su qualunque cosa, ma sicuramente noi ci preoccupiamo dei costi di gestione di un edificio, che possono essere elevatissimi. Ecco a che serve. Questa è l'importanza, e perciò l'Europa ci tiene a che sia fatto. E soprattutto che sia fatto con coscienza e che uno possa scegliere tra Camillo e Francesco, prima di comprare o Camillo o Francesco. Questo è lo scopo, e questa è l'importanza. E con questi banali passaggi si arriva a quanto si spende. Ovviamente nel caso di utilizzo standard dell'edificio, questo c'è anche da dire. Le raccomandazioni ve ne parlerà Camillo. D'altra parte, alzi la mano chi non ha guardato la scheda tecnica di una macchina prima di acquistarla. Tutti. E chi ha chiesto quanto consuma l'edificio? Nessuno. Se però ci facciamo i conti su dei casi reali, le differenze, e non con interventi di efficienza energetica, sono casi reali, oggi. Quarto piano di una villa a Firenze, di un condominio a Firenze, e quinto piano, la mansarda notoriamente costa di più, quarto piano, mezzanino, costa di meno, ma dal punto di vista energetico, quello di giù è l'appartamento A, ci sono la bellezza su 10 anni, facendo la certificazione, 3 volte tanto il consumo annuo, 3 volte tanto su un costo di gestione con il costo del metano fisso nei 10 anni di circa 3 volte tanto. Cioè ci siamo più che pagati un'automobile semplicemente comprando l'appartamento a quarto piano piuttosto che quello a quinto piano. Beh, io credo che non ci sia necessità dell'Europa, non ci sia necessità della legge 10, non ci sia necessità, sia interesse di ciascuno di noi pensare di poter risparmiare tutte queste somme o somme di questa entità. Veniamo quindi al decreto 3 marzo, che in parte, dico io, ripristina l'obbligo. Dico in parte, e mi piacerebbe poi ascoltare il parere del Presidente dei notai, perché non ripristina, se ho capito bene, la sanzione. No, è un po' diverso. Poi ne parlo. La sanzione di mobilità è virtuale. Oh, certo. È virtuale però. Sì, perché quando si dice deve contenere, chiaramente è virtuale. Non se ne può fare a meno. Non se ne può fare a meno, però non è che sia, cioè, non la si sanzione deve allegare, non si deve allegare. È infatti perché l'articolo di legge dice bisogna inserire apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto tutte le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'edificio. Questo è quello che è successo. E hanno inserito questo articolo perché noi eravamo in mora, come abbiamo detto, nei confronti dell'esito. In più, dice sempre questo decreto legislativo, che a decorrere dal 1 gennaio 2012, finalmente si sono svegliati, non all'atto notarile, ma su tutti gli annunci commerciali, cioè Tecnocasa o chi per lei, prima di dire voglio vendere questa casa dovrà dichiarare la prestazione energetica degli edifici. E quindi siamo arrivati a quello che serve.
quello che serve appunto era, era appunto questo. Io avrei ancora delle cose, ma data l'ora, perché abbiamo, diciamo, ne parli tu? Sì, saluto e passo la parola al notaio, perché data l'ora non è il caso di continuare. Grazie per la cortesia. Allora, grazie ingegnere, poi ci sarà un tuo secondo intervento, se non ho capito. Sì. Allora, è arrivato nel frattempo l'ingegnere Camillo Capobianco, che è il presidente di Acer, lo salutiamo, poi ci darà anche lui un intervento e ci dirà anche un po' di più qualche cosa in più sull'associazione. Sì. A questo punto, ringraziando l'ingegnere, passerei la parola al presidente Pastore per la sua illustrazione dal punto di vista strettamente notarile e giuridica. Grazie. E allora, noi l'ultimo intervento legislativo ci ha scioccato, perché dire che bisogna dare le informazioni, questo è un fatto che ci fa molto piacere, ma la documentazione, che si intende per documentazione? La documentazione è un termine così generico che effettivamente ci si è posto il problema se si riferisse all'attestato di certificazione energetica. Perché di documentazioni ce ne possono essere tutte, forse anche quell'attestato di qualificazione che non dovete pensare più, perché oramai è scaduto di validità. Per cui ci ha un po' imbarazzato questa norma, è una norma scritta atecnicamente, in cui sembrerebbe oramai che per tutti i fabbricanti esistenti bisogna, e impropriamente dice negli atti di compravendita, questo è un altro errore, perché in tutte le normative precedenti si parlava di atti a titolo oneroso, che comprende la compravendita ma comprende anche molti altri atti, per cui si vede che la mano non è tecnica. È stata introdotta anche per l'inerzia di molte regioni come la nostra di poter legiferare autonomamente rispetto a quelle 4-5 regioni che tra l'altro anche con l'abolizione dell'allegazione lo hanno introdotto, e quindi si è creata una sovrapposizione di una normativa regionale con quella statuale, e questo non ha creato proprio pochi problemi, ma sembrerebbe che quella regionale avanza ed è competente nel settore indicato. Io parto da un dato che mi ha stupito. C'è un ingegnere che mi ha mandato come presidente una possibilità di aderire ad una convenzione in cui si dice che l'attestato di certificazione energetica lo si può fare anche via internet e si offre 100 euro per attestare questo. Eccolo qua. In merito al collega, sono stato, diciamo, hanno mandato le mail dalla Toscana, dall'Emilia Romagna, che ci sono altre associazioni Acer, che mi chiedevano chi era questa collega e come mai si permette, cioè come riusciva a fare certificati del genere, o comunque proposte, diciamo, facendo morire lo strumento ancora prima che nascesse. Quindi veramente non è stata la mi sono stupito perché dico una fame per attestato di certificazione per poter, diciamo, stare alle finalità che l'ingegnere ha posto benissimo in evidenza, significa proprio naturale tutta quella che è la funzione che è partita dalla disciplina CE 91, mi pare, se non vado errato, e che noi abbiamo recepito molto molto recentemente. Se si considera che tutto parte dal trattato di Kyoto, noi stiamo arretratissimi, anche perché la norma europea sembrerebbe che dal 1 gennaio 2018 gli edifici possono essere realizzati se producono energia per quanto ne consumano. Se questa è la normativa finale, significa che bene o male, a parte il discorso di dare informazioni all'acquirente, a parte un adeguamento energetico che poi
e dopo l'ipotesi in cui teniamo un fabbricato in classe G, chiaramente c'è anche quello del risparmio energetico in generale, perché era evitare l'effetto serra, evitare queste cose. Per cui la normativa sull'attestato di certificazione energetica, la normativa tutta energetica, tende a più fini. Per cui noi ci siamo sentiti con questa normativa, ultima normativa del 3 marzo 2011, numero 28, molto in difficoltà. Perché, come ha detto l'ingegnere, tutto parte dall'8 ottobre 2005, per cui evitiamo tutta la storia anteriore, perché la storia anteriore è un fatto che oramai diamo per non acquisito più, è un fatto storico. Dall'8 ottobre 2005 avevamo dato delle linee importanti, i nuovi fabbricati o richiesti soltanto o concessi dall'8 ottobre 2005 dovevano avere mediamente l'attestato di qualificazione energetica, poi l'attestato di certificazione energetica. E questo fatto aveva creato in noi anche una, diciamo, una divisione di visuale, insomma, una visione abbastanza particolare dei vecchi fabbricati con i nuovi fabbricati. E quindi i vecchi fabbricati, soprattutto quando si va dal notaio per vendere un qualche fabbricato di fatiscente, ma non proprio fatiscente, ma insomma di molti anni, non ci creava problemi, anche perché normalmente l'acquirente, comprando questo fabbricato, l'avrebbe ristrutturato, avrebbe fatto dei lavori e quindi lo rimetteva nel circolo virtuoso. Oggi come oggi, con questa normativa che è stata introdotta ex abrupto nel marzo, noi ci troviamo di fronte che tutti i fabbricati, quelli vecchi, quelli nuovi, devono avere l'attestato di certificazione energetica. E dire come fa la normativa, proprio senza distinguere null'altro, dire nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola. Questo è un obbligo. Significa che è prevista la nullità, nell'ipotesi in cui non c'è, virtuale, prevista dal 1418 del Codice Civile. Laddove non si dà una sanzione, c'è nullità, perché quella è virtuale, la nullabilità deve essere testuale. Allora la cosa è grave, perché noi stiamo parlando di un atto nullo. Molto spesso per i vecchi fabbricati, perché mi rendo conto che l'interesse anche dei tecnici è anche sui vecchi fabbricati, e anzi lo troviamo più quotidianamente sui vecchi che sui nuovi, perché sui nuovi oramai dall'8 ottobre 2005 tutti i costruttori sono entrati nella dinamica di chiedere l'attestato di certificazione con i requisiti di indipendenza, tutto quello che poi credo l'ingegnere vi dirà. Ma questo è un fatto scontato, anche perché a loro è sanzionato, perché loro incorrono in una sanzione da 5.000 a 30.000 euro, se non vado errato. A questo punto noi ci dobbiamo preoccupare soprattutto della stipulazione quotidiana. Quando vengono fabbricati negli anni 60, bene o male, non in buone condizioni, e allora per non spendere i soldi dell'attestato di certificazione energetica si fa la dichiarazione sostitutiva di classe G. A questo punto scoppia un delirio, perché l'acquirente dice: ma come, questa è in classe G? Significa che spiffera, che oramai non ci sta più niente da fare. Vanno a monte molte stipulazioni. Perché anche quando viene attestato la classe G succedono problemi tra acquirente e venditore, perché questo sta anche a testimoniare un monitoraggio del valore dell'immobile. A questo punto, quando ci si presenta un attestato di certificazione in classe G, dice l'acquirente: ma perché me lo devo comprare questo attestato in classe G? Non mi interessa un immobile del genere, l'ipotesi che faceva tra il quarto e il quinto piano dello stesso fabbricante. Allora vedete che nella dinamica economica questo attestato di certificazione ha un'importanza notevolissima. Allora ci siamo posti innanzitutto il problema della possibile derogabilità di questa documentazione. Storia, Gaetano Petrelli ha fatto molti interventi, che poi è un illustre collega e anche dottrinario, praticamente non è derogabile. Per cui l'ipotesi che normalmente mi si presenta è quella di dire: io dichiaro di aver ricevuto le informazioni e la documentazione. Allora ci dobbiamo porre un altro problema.
la documentazione va qualificata, nel senso dobbiamo dire quando dice la documentazione e quale attestato allora ti ha dato, se no l'ho lasciato a casa, non c'è l'obbligo di dichiararlo. A questo punto ti mette in crisi, perché quando l'acquirente ha dichiarato di avere la documentazione, il fatto che noi dobbiamo controllare questo attestato di certificazione non sta scritto nella normativa. E questo crea un annacquamento globale del tutto. Allora, se togliamo di mezzo che la dichiarazione di classe G, l'acquirente in genere, non la può, tra l'altro ha paura di questa comunicazione dei 15 giorni fatta alla regione, perché dice se mi fai la comunicazione chissà che mi succede, quella è solo una questione di monitoraggio del territorio, per cui non sembrerebbe una cosa molto importante. Però fatto sta che non possiamo prevenire se domani una norma regionale, chi ha fatto le comunicazioni, ha l'obbligo di adeguamento, per cui anche l'acquirente, secondo me, è particolarmente teso nel fare una dichiarazione, nel ricevere una dichiarazione di classe G. Però mi sono capitati casi in cui i fabbricati costruiti dopo l'8 ottobre 2005 erano andasse EF. Per cui voglio dire, non è detto che i nuovi fabbricati chissà in che bella classe stanno, però nel momento in cui si mette per iscritto una classe di demerito, chiaramente si crea una crisi nell'ambito del rapporto tra acquirente e venditore, che non è facile a volte risolvere. Per cui l'attestato di certificazione, che ha dei fini ben precisi, a mio giudizio porta un aumento alle contrattazioni, perché nel momento in cui un fabbricato ex Gescal, ex IACP degli anni 50-60 viene venduto, prima si vendeva tranquillamente, l'acquirente si faceva la sua bella ristrutturazione, si metteva casomai l'impianto, faceva tutte le altre cose. Oggi come oggi questo fatto determina una crisi del settore immobiliare, non perché non condivida le esigenze di controllo, le esigenze di informazione e soprattutto il costante e graduale miglioramento delle prestazioni energetiche, a cui l'attestato di certificazione energetica è sicuramente mira. Però questo è un discorso che secondo me va un po' graduato, e capisco pure che quando c'è un accordo completo tra acquirente e venditore nella vendita dell'immobile, andare ad inserire questa clausola dell'aver dichiarato di aver avuto le informazioni e la documentazione crea un momento di crisi. Ecco, diciamo questo. Io però vorrei fare, prima di fare una piccola casistica delle cose dove vanno inseriti gli attestati di certificazione energetica, un rilievo. Noi siamo qua nell'ambito del Collegio dei Geometri, che hanno delle competenze ben specifiche. La Regione, i corsi, mi sa, io vorrei capire questo discorso, perché noi possiamo prendere l'attestato di certificazione anche con i requisiti di indipendenza, anche se vengono da tecnici che non hanno la facoltà della progettazione di quell'edificio. Se voglio dire, voi tecnici potete, voi geometri potete fare varie progettazione in certi settori e non in altri. Gli ingegneri lo possono fare per tutto. Ora si è posto il problema di chi siano i soggetti abilitati a fare gli attestati di certificazione. Io e il Presidente siamo un poco su due rotte diverse, perché in realtà sembrerebbe che ai soli fini della certificazione sono tecnici abilitati soggetti in possesso dei titoli di studi tecnici o scientifici individuati in ambito territoriale dalle regioni o dalle province autonome e abilitati alle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione. Allora devono essere dei corsi di formazione che diano anche un risultato finale positivo e che bene o male abilitano a questa certificazione. Qua in Campania corsi ufficiali non ce ne sono. Allora il discorso che ovviamente il vostro Presidente mi ha sottoposto, di dire che nella normativa sta scritto che la volontà del legislatore di estendere la possibilità di effettuare certificazioni a tutti i tecnici abilitati che fanno progettazione e costruzione di immobili e di impianti, subordinando invece l'abilitazione a un specifico corso solo per coloro che non hanno i titoli abilitativi connessi alla progettazione e costruzione.
Allora, forse, probabilmente, questo va interpretato nel senso che voi, per alcuni fabbricanti, quelli murature in particolare, laddove potete fare progettazione, avete già l'abilitazione per fare anche il resto. Credo che questo, non lo so, vorrei che averne smentita eventualmente. Perché è una legge, non c'è stata pure una sentenza. No, guarda, io non voglio aprire adesso un bar, io voglio dirvi che a un certo punto in una nostra circolare, cioè, un attimo solo, non voglio mettere in discussione la vostra competenza, però che una circolare che ci è arrivata attualmente in assenza di corsi di formazione regionale non sono quindi attualmente abilitati ingegneri ed architetti. No, sono quindi attualmente abilità di ingegneri architetti, ma non geometri e periti. Allora io, scusatevi tanto, dico, no, dico, voi fate l'attestato di certificazione perché probabilmente la competenza l'avete. Fatto sta che io personalmente ho qualche dubbio, questo sto dicendo. Ma non voglio risolvere. Viene dall'ufficio studi del Consiglio Nazionale. Del notariato. Comunque, voglio dire che potreste, io sto guardando un po' in generale, che potreste trovare delle difficoltà da parte di qualche collega che quando viene fatto un attestato di questo tipo vi potrebbe anche dire questo attestato mi sembra irregolare. Ma questo è un discorso che lasciamo da parte, perché sì, va bene, senz'altro, io lo voglio. Se andiamo a discutere delle conferenze notarie nell'ambito catastale, che molte volte si fa, insomma, voglio dire, non è che l'abbiamo superato, c'è la circolare. La circolare del notariato ci deve essere eventualmente controllata. Noi abbiamo come tanti cagnolini bastonati. Scusi, io non sto polemizzando con lei, io sto dicendo le cose come stanno perché così le vediamo, perché ci vengono comunicate in questo modo. Indubbiamente terremo le nostre competenze anche in campo catastale, non credo che non le teniamo perché me le vuole contestare. Facciamo le monture, no? O le non le facciamo? Bene o male, teniamo pure qualche competenza. Adesso lasciando perdere le polemiche, perché io l'ho accennato solo per dirvi che potreste trovare qualche notaio che vi fa qualche obiezione. Questo è quello che sto facendo. Però l'unica cosa che si può aggiungere è che nella definizione che si dà, scusa, si istituisce un notaio, noi siamo giustamente parte di un fornito della documentazione risposta a quella che era stata la circolare, per cui non è oggetto di noi al momento stiamo certificando quelle nostre. È chiaro che e poi illustrerò anche la nostra circolare nazionale che è ben articolata in maniera tranquilla. Per cui dico, io volevo avvertire che ci poteva essere qualche notaio che faceva. Era una perplessità, che era un problema, è solo una perplessità. E giustamente perché c'era circolare nel vostro. Pertanto, la semplice, questo è il vostro presidente, pertanto la semplice dura coordinata e obiettiva della normativa vigente non si può escludere in nessun caso la figura professionale del geometra dall'attività di certificazione del genere. Per cui io sto dicendo l'una è l'altra cosa. Però in questo sarebbe opportuno che una normativa lo chiarisse. Perché speriamo la regione che la regione prenda le redini e chiarisse anche questo problema. Vabbè, però io lo devo dire, l'ho detto, ma senza polemica, anzi, io sono dalla vostra parte, nel senso che vi venga riconosciuta questa possibilità dell'attestato. Allora, andiamo nell'ambito, io direi che sicuramente nell'ambito degli edifici, indipendentemente dalla necessità di fare l'atto notarile o meno, ci sono degli edifici che devono avere necessariamente l'attestato di certificazione energetica. Sono i nuovi edifici costruiti dall'8 ottobre 2005 in poi, sono gli edifici radicalmente ristrutturati, anche se di vecchia costruzione, sono gli edifici agevolati. Ricordatevi che laddove si chiede qualsiasi tipo di agevolazione non può mancare, indipendentemente dall'atto notarile, l'attestato di certificazione energetica.
pena la decadenza dall'agevolazione. Gli edifici pubblici che sono stati ristrutturati, e questi sono gli edifici che, indipendentemente da quello che può essere una stipulazione, devono essere dotati necessariamente di attestato di certificazione. Entrando più nello specifico, invece, dopo una normativa settoriale che scadenzava al 1 luglio 2007, al 1 luglio 2008, al 1 luglio 2009, oggi la normativa che prendiamo in considerazione è quella che emerge dalla normativa del marzo 2011. Per cui, qual è l'ambito oggettivo, di negoziazione che va preso in considerazione? Sicuramente la compravendita, perché sta scritto. Ma siccome questo, abbiamo detto, è una svista, perché prima c'era scritto a titolo oneroso, sicuramente c'è la permuta, ci sono le assegnazioni degli alloggi da parte delle cooperative, non fanno eccezione, la dazio in solutum, la transazione, il conferimento in società, l'assegnazione di edifici da società, la costituzione di rendita vitalizia, la cessione o conferimento in società o in azienda, il decreto di trasferimento a seguito di procedura esecutiva. Anche quello che invece mi pare che nei nostri tribunali, in sede di esecuzione, mi pare che dell'attestato di certificazione energetica non se ne faccia mai conto. Quali sono quelli esclusi come negozi giuridici? Sicuramente è esclusa la donazione, sicuramente è escluso il patto di famiglia, il fondo patrimoniale, l'assoggettamento di edifici al regime della comunione, il comodato, il trust, la divisione senza conguagli, perché la divisione non è un atto, oneroso in senso proprio, se con conguaglio invece può avere effettivamente, la caratteristica dell'onerosità. La locazione, però qua noi abbiamo detto che la locazione di immobili ci rientra per un altro motivo, il leasing, per esempio, è anche un altro tipo di contratto per cui non ci vuole, l'affitto di azienda, perché non determina il trasferimento di diritti reali, l'identificazione catastale, l'atto di identificazione catastale della 219, laddove sta nell'ambito della 219 pura, perché poi si fanno divisioni che invece non rientrano nell'ambito della 219, non ha bisogno, perché è un atto dichiarativo in cui si va a ridistribuire la proprietà che c'era prima, quindi non è un atto che comporta nell'identificazione in sé per sé. Anche un'altra cosa, ecco, l'ipotesi di vendita con riserva del diritto di area su superfici e l'identificazione catastale successiva. L'identificazione catastale successiva è un atto dichiarativo, non è un atto costitutivo di diritto. La costituzione di ipoteche, che è stata espressamente esclusa perché prima metteva in crisi le banche, che sono dei contraenti forti, per cui chiaramente hanno escluso nella costituzione di ipoteche. La costituzione di servitù, perché non è, c'è proprio l'esclusione, la fusione scissione societaria, trasformazione societaria, questo è il concetto. Diamo in considerazione un altro negozio che secondo me molto spesso forse dovrebbe averlo, e secondo me non c'è un obbligo precipuo perché non c'è il trasferimento di diritti reali, però secondo me è importantissimo prevederlo, ed è il preliminare. Perché, come giustamente diceva l'ingegnere, le cose si determinano al momento di un preliminare, il definitivo non è che un'attuazione del preliminare, e se nel preliminare noi non mettiamo un attestato di certificazione energetica e rendiamo edotto quindi l'acquirente che può avere un bidone, chiaramente poi domani ci potrebbe essere una risoluzione per inadempimento o comunque una crisi del rapporto sinallagmatico tra venditore ed acquirente e quindi determinare un giudizio. Allora, seppure nel preliminare non ci vuole, secondo me nel preliminare è il momento in cui si fissano davvero tutte le cose. Recentemente sono stato a un convegno di cui ero pure relatore e si parlava del preliminare al preliminare. Voi sapete bene che oggi le agenzie immobiliari fanno la proposta e l'accettazione. Quello già è un preliminare. Poi subito dopo dice la differenza, per esempio, pari a tot, si sarà davanti al notaio in sede di preliminare. Questo successivo preliminare è uno strumento inutile, perché se nella proposta e nell'accettazione dell'agenzia non c'è già tutti gli elementi che ci devono essere, altri elementi nel preliminare dal notaio non si possono introdurre.
Per cui, ecco, questo se voi seguite come tecnici qualche cliente vostro che deve fare un'accettazione di una proposta o cose del genere, sarebbe opportuno, nella veste di per tutelare l'acquirente, di richiedere anche in quella sede, visto che poi dal 1 gennaio 2012 le agenzie hanno l'obbligo di indicare qual è la classe energetica dell'immobile, far introdurre nella proposta e quindi nella successiva accettazione anche l'attestato di certificazione, dicendo almeno che dall'attestato risulti una classe ben specifica. Ora, secondo me l'unica cosa da porre più in evidenza è il discorso che vi potreste trovare di fronte al notaio che vuole la visione dell'attestato di certificazione energetica. Secondo me questo notaio non si fa i fatti suoi, io lo dico apertamente, perché il notaio non ha gli strumenti tecnici per stabilire se l'attestato di certificazione è fatto bene o male. La normativa, ricordiamoci, è una dichiarazione che rendono le parti di aver avuto le informazioni e la documentazione. La documentazione non va scritta nell'atto, questo è un fatto positivo da una parte, perché diciamo il controllo del pubblico ufficiale è relativo, però da un altro punto di vista veramente fa in modo che la normativa per i vecchi fabbricati sia piuttosto elastica, perché mi dicono che hanno avuto l'attestato, non lo vedo, non ne ho minimamente cognizione, e quindi però nella normativa sta scritto in questi termini, per cui chi mi richiede di più eventualmente rispetto ad un accordo che il venditore e l'acquirente hanno preso, di dire sì, ho avuto l'attestato di certificazione energetica. Il più delle volte poi succede che questo attestato, indipendentemente dai costi di 100 euro di questo ingegnere, insomma, comporti un costo che domani il venditore vuole addossare all'acquirente, per cui si determina che già la tua cultura attesta di certificazione energetica e te lo paghi. Ecco, questo è il concetto che secondo me un po' andrebbe trattato con una certa delicatezza, perché se loro hanno raggiunto l'intesa che già hanno tra di loro dato le informazioni e la documentazione, è meglio non forzare la mano, perché può succedere che ci possano essere delle cose che non sono assolutamente più controllabili al momento della stipulazione. Ma per quali edifici invece non occorre l'attestato di certificazione energetica? Ma giusto lo dico perché noi lo guardiamo ogni giorno e ci poniamo questo problema. Non so se poi loro lo vogliono adesso affrontare questa tematica. Sicuramente per i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo. E questa è la prima cosa per cui noi, se si vende un cavallone che ha il riscaldamento collegato all'energizzazione, va benissimo lo stesso. Per espressa poi esclusione, sicuramente i box, le cantine, le autorimesse, i parcheggi multipiano, i depositi, le strutture stagionali a protezione di impianti sportivi. In un primo tempo si era detto che questi potessero rientrare perché basta che c'era un impianto elettrico, poteva esserci una dispersione termica ed energetica. Poi è stato chiarito, assolutamente non è così. Per integrazione sistematica poi anche, diciamo, quegli edifici che comunque non comportino consumi energetici, perché voi potete vendere un fabbricato di 100 metri quadrati che è privo di riscaldamento, che non ha il consumo energetico davvero se non l'impianto elettrico e l'impianto dell'acqua, chiaramente sembrerebbe che per questo non c'è necessità. Nell'atto va chiarito che non ha impianti che comportino dispersione energetica, per cui è esentato per questo fatto. Questa è la documentazione, però invece le informazioni, la prima parte dell'articolo, vanno sempre date, perché bisogna sempre informare, questa è una cosa che rientra anche nella competenza del pubblico ufficiale stipulante, l'acquirente: guarda, vedi che l'attestato oggi serve a questo, per cui domani tu dovrai affrontare delle opere strutturali evidentemente collegate alla coibentazione, ad altre cose, bisogna fare questa
forma di avviso, perché le informazioni e la documentazione. La documentazione in questa ipotesi può mancare. Gli edifici marginali, si dice, sono i portici, le pompeiane, le legnaie, questi non hanno necessità dell'attestato di certificazione energetica. Gli edifici inagibili o comunque non utilizzabili perché tali dichiarati, in F2, chiaramente, questo però lo rileviamo dalla 78 al 2010, l'F2, i manufatti che comunque non riconducibili alla definizione di edificio, che possono essere per esempio una serra, una piscina o strutture edilizie di questo genere. E soprattutto il fabbricato al grezzo, a rustico, per cui quando c'è un fabbricato a rustico, benché ci sia già un inizio di impianto dentro, non è possibile che si possa fare l'attestato di certificazione energetica, ma quest'obbligo per i fabbricati evidentemente nasce esclusivamente con l'ultimazione dei lavori e quindi poi con la possibilità di definirlo anche catastralmente come fabbricato finito. In F3 quindi è rustico, e noi appena vediamo l'F3 non chiediamo l'attestato e diciamo che il fabbricato è necessariamente non munito di attestato di certificazione. L'ultima cosa che voglio dire, oggi come oggi ricorderei la 78-2010 in questa necessità che dell'allineamento catastale, perché oggi abbiamo una normativa di cui già abbiamo parlato, ma è giusto ricordarla, per cui noi dobbiamo andare ad attestare la conformità oggettiva dell'immobile, ma anche la conformità soggettiva, ossia la rispondenza della intestazione catastale con l'intestazione reale, salve qualche eccezione e probabilmente anche qualche novità che è in arrivo, ma di cui vi parlerò la prossima volta, perché a quanto pare questo succapione, che è una chiareggia nell'aria, sembrerebbe che ha posto i nostri legislatori in condizioni di poter anche avere un succapione dal notaio che abbia titolo da trascrivere. Questa è una cosa che probabilmente dovrebbe stare nella conversione in legge del decreto sviluppo, l'ultimo che è stato fatto, o probabilmente l'hanno introdotta all'ultimo momento in questa finanziaria, che sapete bene, però si è bloccata per motivi di ordine, di altro ordine, di altro. La cosa però che voglio dire, non bisogna neanche essere troppo pignoli. Arrivano delle volate di colleghi, dice, ma comunque quelli stanno in comunione, al catasto ci sta soltanto il marito. Però comunque questa penso che si possa ritenere una conformità soggettiva, per cui le variazioni devono essere, la conformità deve essere nel sostanziale, non soltanto nel formale, così pure un usufrutto che non è stato cancellato, quando si dice in atto che sarà cancellato perché è morto l'usufruttuario, bene o male non ci sta una difformità soggettiva, per cui io la vedo in maniera un po' elastica la cosa, perché noi che siamo il filtro di legalità in quel momento dobbiamo pensare qual è lo scopo della 78-2010, quello di allineare il catasto, quello di fare in modo che non ci siano ditte catastali che sono assolutamente non conformi alla proprietà, per cui quello è un discorso che secondo me dobbiamo prendere in considerazione, ma con molta intelligenza, non con la virgola, oppure è portata come Carla che invece è Carlo, oppure c'è la via diversa, cioè, sono situazioni secondo me che la comunità soggettiva e oggettiva vanno anche prese con una certa elasticità. L'ultima cosa, io ho aderito e sta per essere in qualche modo firmato un accordo con il collegio vostro perché si possa, voi sapete che abbiamo battuto molto a livello regionale per il libretto dei fabbricati, per avere, diciamo, nel libretto dei fabbricati un po' tutta la storia dell'immobile. Questo fatto l'abbiamo spinto a livello regionale, ma ahimè non passa. E quindi ci sono stati già degli altri consigli notarili e altri, diciamo, consigli collegi dei geometri che hanno preso una convenzione, nel senso che noi che vogliamo dare una prestazione di qualità al cliente possiamo consigliare di affidarsi con un ordine che, diciamo,
poi sarà convenuto con il presidente, di dire c'è una convenzione col collegio dei geometri perché si possa certificare la piena conformità tra stato di fatto dell'immobile, dati catastali e planimetria depositata in catasto, che l'immobile è costruito in base ai provvedimenti urbanistici di cui fornirà gli estremi con varianti, fine lavori, certificato di abitabilità, agibilità, la piena conformità tra lo stato di fatto dell'immobile e di titoli abilitativi sopra citati, segnalando eventuali difformità. Il tutto sulla base di un modello che io sto elaborando in modo tale che seguiamo un protocollo per cui nasce in questo modo, in virtù di un titolo abilitativo che è questo, ci sono state varianti, c'è stata il fine lavori, c'è stata l'agibilità, c'è stata dopo tutta la storia, evidentemente anche gli impianti, perché potremmo includere anche la certificazione degli impianti facendo seguire o dal costruttore o da chi ha eseguito i lavori, e questa sarebbe con prossimo penso firma, no? Di questo accordo, convenendo un corrispettivo, diciamo, ancora un po' da definire, però potremmo anche, se voi volete, aggiungerci l'attestato di certificazione energetica, chiaramente con un compenso separato rispetto al precedente, perché chiaramente tutto il resto riguarda oggettivamente l'immobile, questo è un attestato diverso per cui potremmo fare una convenzione di due tipi, quello dell'attestato di certificazione, per cui mi dispiace la polemica, io volevo soltanto dire prima che ci sta questo fatto e sarebbe disciplinato, dovrebbe essere disciplinato, non perché io non creda che voi avete la possibilità di fare l'attestato di certificazione, però visto che se ne discute, cerchiamo di spingere perché venga in qualche modo, insomma, diciamo, tutelato anche il vostro, la vostra competenza. Ecco, questo è quello che voglio dire. Ecco, noi abbiamo con il presidente e con gli incontri che facciamo in genere degli ottimi rapporti, per cui io sono sempre a vostra disposizione per risolvere eventualmente dei casi. Se qualcuno mi vuole fare qualche domanda più attinente, non attestato di certificazione, perché ci sono tecnici che mi possono dare maggiori spiegazioni, ma relativamente agli stessi con riferimento ad una stipulazione, può essere che avete necessità di chiarire un dubbio, io sono qua perché noi nel nostro DNA abbiamo quello di dare consulenza assolutamente gratuita sia all'utenza che a tutti i tecnici che stanno vicino a noi, per cui sono a vostra disposizione se mi volete domandare qualcosa.